Ciao a tutti cagnacci, vi voglio parlare, voglio iniziare una rubrica dove tenterò di smontare, diciamo, tutte le faziosità e le cazzate dette dal Movimento 5 Stelle. Ne dico talmente tante che potrei aver materiale veramente per milioni di anni. Oggi mi vorrei concentrare su una cosa che viene detta continuamente, spero che quindi non ci torneremo più, me la tolgo dalle scatole. Sui rimborsi elettorali, ho scritto un articolo di blog qui, che potete vedere cliccandoci, oppure lo trovate qui sotto in descrizione nel caso non riusciate ad arrivare al blog, dove spiego un po' quello che penso, però voglio mettere il pensiero anche in video. Faccio una premessa. Io sono favorevole al finanziamento pubblico ai partiti, lo voglio dire chiaro e tondo, sì al finanziamento pubblico ai partiti. Non ai rimborsi, al finanziamento. Trovo che per finanziare i partiti ci si devono fare delle regole, nel senso che bisogna adeguare questi finanziamenti in base alla popolazione, in base alla media europea, in base alla democraticità degli statuti dei vari partiti e movimenti, in base a tante cose. Ma non sono contrario al finanziamento pubblico ai partiti. Perché non sono contrario? Perché Delli non c'è contrario? Quelli sono ladri che rubano i soldi, non hanno bisogno di soldi. Sono favorevole al finanziamento pubblico perché innanzitutto non si può rinunciare al finanziamento pubblico se prima non si fa una legge contro il conflitto di interessi. Nel senso, se ci sono persone come Silvio Berlusconi o come altri imprenditori che possono entrare tranquillamente in politica usando il loro patrimonio personale molto grande per fare politica, che magari hanno televisioni, che hanno giornali, eccetera, come fa un'altra forza politica che non sia il PD ma anche magari SEL, i radicali, altri che non hanno gli stessi mezzi, non hanno gli stessi soldi a competere con qualcuno che può mediaticamente coprirti come vuole? Penso quindi che dare la possibilità a tutti i partiti di avere una giusta remunerazione, non eccessiva come negli anni passati, giusta remunerazione per l'attività politica e per far politica, non sia una cosa indecente. Anche perché a livello di spesa dello Stato non sono cifre ingenti. Mario Monti, come vedrete nel blog, attraverso proprio un decreto legge che poi su cui poi mise la fiducia, non solo ridusse da tipo 300 milioni o 500 milioni di finanziamento pubblico rimborso elettorale lo portò a 120 milioni totale per tutti i partiti che sarebbero entrati in Parlamento, ma destinò quei soldi tagliati ai terremotati. Quindi Mario Monti è uno che ha capito il popolo, che ha capito i disagi, che comunque sono stati portati avanti questi temi dal Movimento 5 Stelle, gliene diamo atto. Però ecco, sono favorevole al finanziamento pubblico dei partiti, quindi sono contrario sia a quello che dice Renzi perché non li vuole, sia a quello che dice Beppe Grillo che non li vuole. Però voglio fare una precisazione: quando si parla di queste cose c'è chi si vanta, cioè il Movimento 5 Stelle o il Grillo minchia, ma noi abbiamo rinunciato a 45 milioni di euro che ci spettavano, invece il PD e il PDL se li sono presi. Allora, prendersi qualcosa che è legittimo, che ti spetta per legge, non penso sia un reato. Nessuno, penso, del PD, delle alte cariche del PD, aveva detto che avrebbe rinunciato al finanziamento, perché dovete sapere che i partiti cartolarizzano, no? Mettono in bilancio quei soldi e quindi spendono prima di possederli, ma perché i bilanci funzionano così. Comunque lasciamo perdere. Se una cosa mi spetta per legge, io non ho mai detto rinuncerò a quei soldi lì, è legittimo prendersi, magari poi lavori per abbassarli, oppure se vuoi secondare il popolo, rinunciarci completamente, vietarli, eccetera, ma fin quando esistono imprenditori o comunque forze politiche che hanno un forte potere mediatico e tu devi competere con loro, se permettete, io a quei soldi non ci rinuncio. Quindi c'erano come oppositori Berlusconi, che ha forti, i media praticamente, che ha i soldi per fare quello che vuole, c'è Beppe Grillo che comunque ha un grosso potere mediatico, che è la rete, che è il suo blog, il terzo blog più visto al mondo, cioè non stiamo parlando di Cincischietti. Ecco, allora, davanti a tutte queste cose c'è da dire che io non rinuncerei ai rimborsi elettorali, ma quello che volevo dire è che il Movimento 5 Stelle non ha mai rinunciato a nulla. Il Movimento 5 Stelle ha fatto di necessità virtù. Spiego un po' tutto meglio nel blog, però qui faccio il discorso più veloce. Allora, dovete sapere che
tra le varie proposte leggi fatte da Monti, c'è quella che se tu vuoi accedere ai soldi e rimborsi elettorali, devi presentare alla Camera o alle Camere, non mi ricordo se al Senato o alla Camera, comunque a uno dei presidenti, lo statuto democratico del partito del movimento, dove c'è anche designato il tesoriere legalmente responsabile. Questa è una cosa anche per tenere sotto controllo questi soldi che siano usati veramente per le spese di partito e non per, diciamo, far comprare gravatte al segretario. Quindi se c'è un tesoriere legalmente responsabile, quel tesoriere, avendo la responsabilità legale di quello che succede di quei soldi, è molto più attento potenzialmente. Ma il Movimento 5 Stelle non ha uno statuto, quindi non poteva presentare lo statuto. Ora, se tu non hai un requisito per accedere ad un rimborso, non è che tu ci hai rinunciato, tu non puoi prenderlo, è una cosa ben diversa. E qui qualcuno dirà, sì, Gelli, ma allora potrebbero farlo, no? Potrebbero fare lo statuto, no? Lo fanno, lo consegnano e poi prendono i soldi, non l'hanno fatto. Allora, un buon ragionamento, teoricamente, se però tralasciamo le analisi. Il problema è che informarsi senza analizzare l'informazione è più deleterio di essere disinformati. Vi spiego perché. Punto 1. Se uno vuole dimostrare come di mantenere i propri impegni elettorali, di dimostrare che appunto non riceve o lascia allo Stato il rimborso elettorale, può fare in due modi. Può creare uno statuto e non consegnarlo. Può creare lo statuto, consegnarlo, prendere i soldi e fare come è stato fatto in Sicilia, con però gli stipendi dei consiglieri regionali, di fare microcredito alle imprese completamente made in Italy, di darle in donazione, di dargli un conto dello Stato, oppure un conto dello Stato però gestito dal Movimento 5 Stelle. C'erano tantissime soluzioni che sarebbero state apprezzabilissime anche dal Movimento 5 Stelle. Perché, secondo voi, questa cosa non è stata fatta e l'hanno spacciata per abbiamo rinunciato ai rimborsi? Come vi dicevo all'inizio, perché hanno fatto di necessità virtù. Perché necessità? Perché il logo del Movimento 5 Stelle è di Grillo e Casaleggio. Se venisse fatto uno statuto democratico per il Movimento 5 Stelle, le cariche sarebbero elettive. Quindi il presidente sarebbe elettivo, il consiglio direttivo sarebbe elettivo, il tesoriere probabilmente sarebbe elettivo, dipenderebbe dallo statuto queste cose, i metodi di ingresso e di fuoriuscita degli associati sarebbero disciplinati dallo statuto interno, e Beppe Grillo, il simbolo sarebbe stato di proprietà del movimento, e Beppe Grillo queste cose non le permetterà mai. Beppe Grillo vuole un grosso controllo, vuole essere il capo politico del Movimento 5 Stelle e non vuole permettere che ad esempio qualcuno possa avere possa dissentire dalla linea, possa votare contro, possa dubitare della linea, della dirigenza eccetera. E quindi se fossero elettive queste cariche, quando diciamo l'impopolarità di Grillo dovesse arrivare, se dovesse arrivare, Grillo non sarebbe più protetto perché gli associati potrebbero votare per eleggere un nuovo segretario, come succede nei oppure il movimento, non so, o il presidente del movimento. Ecco, quindi Grillo, per non rinunciare al simbolo, che il più grande potere che lui ha sul Movimento 5 Stelle, non farà mai lo statuto e non lo consegnerà mai, ed è per questo che lui non prende rimborsi elettorali, anche perché i rimborsi elettorali sarebbero andati al Movimento 5 Stelle, non a Grillo. Riflettete su questa cosa, al Movimento 5 Stelle, non a Grillo, che sono due cose separate. Però mentre il Movimento 5 Stelle ha una rete di operatori politici che vanno dal territorio fino a livello nazionale, che comunque spendono soldi, fanno aggregazione, chiedono finanziamenti agli iscritti, cosa giusta, eh? Ne avrebbero bisogno magari di quei soldi, di quei rimborsi elettorali, per fare meglio politica, per essere più presenti sul territorio, per avere maggiore indipendenza rispetto al solo blog. Grillo da questo non viene scalfito, da questa rinuncia, perché lui, essendo comunque il comunicatore e il punto di risonanza del Movimento 5 Stelle, anche giustamente, attraverso il blog monetizza le visite. E da quando ovviamente il Movimento 5 Stelle è entrato in politica, e che il capo politico esagera col linguaggio, ha una strategia anche di aumentare la tensione politica e parlamentare, il suo blog è visitatissimo e lui continua a guadagnare con le visite, non ci rinuncia. Ma voi direte, vabbè, ma è il simbolo che non fa prendere una linea diversa ai deputati, ai parlamentari, no? Ragazzi, il simbolo
cioè tutti quelli eletti lì dentro, sono eletti attraverso parlamentari a cui hanno partecipato pochissime persone. E se sono lì dentro è perché appunto esiste il porcellum, dove di fatto Grillo ha potuto metterli senza avere una necessità che questi dovessero raccogliere voti. Ora, voglio dire una cosa che deve essere chiara. Il simbolo è il catalizzatore di voti del Movimento 5 Stelle, cioè se tu in Sicilia, in Calabria, in Campania, il Movimento 5 Stelle prende voti, non sono per quelli del loro territorio, perché io, nonostante sono andato al comizio del Movimento 5 Stelle a Teramo quando c'erano appunto le elezioni e sapevo quindi che erano i candidati al Senato e alla Camera dei Deputati, non ne riconoscevo nemmeno uno, non avrei saputo indicarvelo nemmeno se fossi andato a prendere dopo il caffè, e ho votato non per loro, che non avevo mai visto il territorio, che erano a Teramo per la prima volta, ma perché ascoltavo, diciamo, quello che era la linea politica dettata da Beppe Grillo e quello che rappresentava il suo simbolo. Il simbolo è profondamente legato a Grillo e senza di quello nessun deputato oggi eletto che magari viene cacciato domani potrà far politica che conta. Io penso che sia quindi legittimo da parte delle persone, quando escono fuori dal gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle perché cacciati, perché non condivido più la lira, cercare anche nuovi lidi politici, perché secondo me fare politica è una cosa nobile e non avere più il privilegio di farla è una cosa che non è giusta. Allora io io mi devo creare la possibilità per continuare a incidere per quanto posso la politica. Quindi io spero che da questo video, oltre al verbo grillino, informatevi. Voi ci aggiungiate anche il mio di verbo, cioè analizzate. Ultima postilla, che è ultima un po' per scherzo. Vi diranno, i grillini diranno: tu ti informi da Repubblica, ti informi dal Corriere della Sera, dal Sole 24 Ore, dal Fatto Quotidiano, che più o meno ci sta. Tu sei disinformato, perché i media ti disinformano? Perché sono organi di partito, ricevono i finanziamenti pubblici. Io sono favorevole anche al finanziamento pubblico all'editoria, se questa garantisce alcune cose, sempre regolamentata bene, ma aggiungo per voi che se vogliamo fare i complottisti, cioè che per esempio il Corriere è brutto e cattivo e dice falsità perché organo di partito, se la Repubblica fa parte del PD, il blog di Beppe Grillo è un blog di parte perché del Movimento 5 Stelle, e se vogliamo fare i complottisti come fanno il Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, guadagnando soldi dalle visualizzazioni del blog, può volere una rigidità del Movimento 5 Stelle proprio per creare una maggiore attenzione intorno al movimento, intorno al suo blog, e guadagnare. Vi ricordo che i guadagni vengono fatti con le pubblicità delle aziende. Se volessimo fare i complottisti come loro fanno per altri media, per altri giornali, per le TV, eccetera, eccetera, chi me lo dice che quelle aziende non impongono a Grillo una linea politica che sia finalizzata a creare la massima attenzione sul suo blog al fine di monetizzare e quindi fare pubblicità alle aziende stesse? Ma come vedete, il complottismo è troppo semplice. A me non piace. Ciao a tutti, cagnacci.